San Vicino. Ma non è che solo, sono, è che ma sono non della solo, Fiammi, ti dicevano, non solo, ti dicevano, ti salutavano quasi con fastiditi, forse eccessivo, però con imbarazzo, sai. Come se tu facessi parte del passato. Cioè, secondo te per paura nella... di farsi vedere o per bravo? Secondo me è ovvio che la paura. Secondo me è proprio quello, cioè, no, che non ti, cioè per loro in questo momento sarebbe un punto in meno farsi vedere che si metterebbe loro con te, di sicuro. Io secondo me loro la pensavo. No, ma sono convinto che. Ma questo succedeva già negli anni. Negli anni 70, negli anni 80, quando poi esplosa la protesta che bloccavano i cacciatori davanti alle porte, che cercavano di saltare il muro per entrare dentro, tanti lo facevano. Per andare a lavorare? Per andare a lavorare. Sì. Ci saltavano il muro. Già allora, sai, quelli che bloccavano, facevano i picchetti, venivano tenuti abbastanza, come dire, distanti, no? Se mi vede la Fiat, mi vede la gente lì. Pure adesso. Quello che voglio dire io, finendo questa idea, servirà sempre meno gente, sempre di meno ne serviranno lì. Quindi. Ma poi non è detto che c'è 2500 esuberi. No, sul giornale c'era che il sud parte nel terzo trimestre 2013. Cioè, significa alla c'è fine. Sul giornale. C'è, quindi si parla da settembre. Questo sud. Se, no, ma sono tutte balle. Non parte assolutamente. Forse faremo le roulotte. Certo, c'è questa paura di non far parte di quei pochi privilegiati che semmai facessero un po' di produzione. Magari dicono io mi sono sempre tenuto distante, quindi magari sperano di essere considerati. Tanto. Mentre invece non sanno che con un modello che rimane qua, cioè ruffiano, quello che questo quello vuoi, ma se qui servono 100 cristiani. Se non sai come li sfruttano di fatto. Ma io secondo me il disegno era chiaro dall'inizio. Cioè Marchionne ha detto io qui forse produrrò qualche modello, però voglio mani libere, quindi flessibilità a 360 gradi su tutti i campi e anche poter licenziare, quindi pian piano comunque ha ottenuto tutto quello che voleva senza la minima fatica. E oggi grazie mica, grazie a quelli che firmano sempre tutto. Oggi, se noi consideriamo che sulla base di quelli che sono gli accordi, no, le produzioni, che sono così gravose, anche per gli inidoni, ma quando mai, ma chi potrà mai fare quei turni? Cioè gli inidoni, questi non lavoreranno mai, non fanno parte di quel progetto. Quindi è ovvio che la stragrande maggioranza dei dipendenti Fiat sono tutti entrati nel 79-80 e poi noi dell'86, 87, 88, quindi hanno tutti 25 anni di fabbrica minimo, di linea minimo, quindi come fanno a chiedere turnazioni e modo di lavoro a quei livelli? Sì, gravose, con gente che ha, che c'ha minimo 25 anni di notte, di linea, di cabine. Ma solo, perché fossero persone sane, cioè, appunto, ma sono persone che hanno ernie discali, ernie cervicali, tendiniti, tunnel carpale, cioè quelle che conosciamo, poi senza considerare che secondo me l'esplosione, questa è una mia convinzione, il danno verrà conclamato nei prossimi anni e il danno da campi magnetici, dove noi sai che noi lavoriamo, cioè, abbiamo passato anni. Cioè noi abbiamo lavorato con i tubi dei campi magnetici, con i cavi che ci passavano sulle spalle. Pensa che danni magari fra qualche anno, anche perché tu immagina, io come RLS, sulla questione dei campi magnetici, proprio la legislatura ha, come dire,
La legislazione. Sì, la legislazione, scusami, la legislazione ha preso tempo rispetto, diciamo, a quali possono essere anche gli interventi da fare sulle, sui campi magnetici, perché è un campo molto complesso. Quindi anche delle migliorie. Fino al 2012-2013 non si interviene. Non si interviene perché non si conosce bene, cioè si conosce bene la materia, ma tipo i PQR, no? I dispositivi di sicurezza rispetto ai campi magnetici, le schede di valutazione del rischio. Cioè, se tu vai oggi a chiedere una scheda di valutazione del rischio, il capo è in difficoltà perché ti dice: ma questa roba qui non sa niente. Tu pensa che noi come RLS, anzi noi, diciamo io, la fabbrica non ho chiesto la Fiat, ma voi avete delle schede di valutazione del rischio rispetto ai campi magnetici? Perché per legge loro avrebbero dovuto fare delle prove in delle camere, canoe che si chiamano, adesso mi sembra di ricordare così, e loro hanno detto sì, l'abbiamo fatte al centro ricerche Fiat, l'hanno fatti i nostri i nostri, diciamo, professionisti, i nostri esperti, quindi siamo al di sotto. Siamo al di sotto della soglia di attenzione, del rischio. Come sempre. È come a Fukushima, no? No, ma è al di sotto, le radiazioni sono al di sotto della soglia per... Ma anche perché tu immagina che danneggiare la soglia. Con Fiat, loro utilizzano dei parametri americani. In America la soglia, diciamo, del rischio è decisamente più alta.